Rieccoci ragazzi con la Master League, con la nostra Reggiana che sta facendo davvero qualcosa di incredibile. Abbiamo vinto, come cita il titolo dei giornali, abbiamo vinto il derby 4-1 con il Parma, che vi invito veramente di guardarlo. Spero che lo guardiate e che l'abbiate visto, perché Parma in pezzi, veramente. Un secondo tempo della Reggiana da grandissima squadra, giocato in maniera meravigliosa. La classifica ve l'ho fatta vedere alla fine del derby col Parma. Adesso avremo uno scontro che non volevo registrare, però è sempre uno scontro bello da vedere. Reggiana-Roma che ritorna dopo anni anche questa partita. E siamo giunti alla, dunque, 12esima finita. Guardate che classifica che c'è, è molto molto interessante. Grandissima risalita dell'Inter, mentre il Milan ancora fa fatica. Però ragazzi, dobbiamo andare, dobbiamo giocarcela fino alla fine, dobbiamo fare questi benedetti 40 punti. Ce ne mancano 16, perché la classifica, se andiamo a guardare in fondo, è vero, siamo a più 16 dal terz'ultimo posto, ma basterebbe che perderne due di fila e pareggiarne una, e Spal, Lecce, Verona che ne vincano due di fila o tre, capite bene che diventerebbe poi davvero un pochettino. Non la vedo così brutta, però campionato è lungo, ci saranno dei momenti che molleremo, ci saranno dei momenti che non riusciremo più a segnare, pali, traverse, come è successo l'anno scorso in Serie B. Però in questo momento devo dire che siamo davvero in forma e andiamo insieme a voi a farci questa formazione. Mamma mia, che squadra la Roma! Come fa a essere lì? Vabbè, può capitare. Grujić confermato. Andate a vedervi che potenza nel derby. Io spero che l'abbiate visto davvero. E qui rientra Carbò insieme a Grujić. Poi rifacciamo un po' il centrocampo, perché è giusto dare spazio a tutti. Hendrickson, Busaglia, Castaldi, ancora preferito a Buonanotte, ma mi abbassa l'over, quindi lo portiamo in panchina al posto di Kikas. Ma Welbeck sempre lì pronto a entrare. Zaccagno non ci sarà nella partita. Ismaël Gutiérrez lo portiamo al posto di Bertolacci, che presumo che, se non a gennaio, a fine stagione ci lascerà. José Mauri, gli diamo un turno di riposo. Cegliori pompato al posto di Aiety, che ogni tanto stare fermo non le fa male. Ci mettiamo questo Hugo Gomez e cambiamo anche Verdon, lasciamolo riposare, però mi abbassa l'over. E quindi i terzini saranno ancora confermati loro? No, mettiamo Gianfi che è venduto, non ha voluto rinnovare. Però ragazzi, a me serve la gente pompata che giochi in queste partite, perché se no Castellin, teniamolo qui, facciamo giocare Buonanotte e vediamo cosa dite. Sì, lasciamo così, lasciamo così. Andiamo solo a farci, chiaramente, vi ripeto ancora per una volta, non mi stuferò mai di dirvelo: se mettete le impostazioni avanzate, ogni giocatore che andate a cambiare di queste tre o altre cose che date, dovete sempre a riandare a confermare. Vedete, in questo caso Carbò sul contropiede. Ho cambiato José Mauri con Iori e chiaramente devo ridarglielo. Le impostazioni altre sono tutte così, non cambia nulla. Mettiamo notte e andiamo per questa, mamma mia, sfida che sarà tosta. Andiamo avanti, poi ci salutiamo. Per chi volesse, andate a vedervi anche la serie con la Serie A, scusate il gioco di parole, la serie con la Serie A del campionato 92-93, che sta venendo veramente bene. Ho ricambiato la Serie B e poi vi spiegherò nel prossimo Appassionato video gioco con per quelle partita di squadre come l'ho Berlino, devo fatta. dire, le tribune sono aggrimite. D'altra parte il clima è Eccoci piacevole qua, oggi, stadio riempite di tifosi comunale di da Reggio tutte le parti Emilia, dello tutti stadio. uniti, vedete, Non c'è stile una sola rugby. nube in cielo.
e l'umore del pubblico. E dai, grande Grealish, andate a vedervi che partita che ha fatto con il Parma, veramente ragazzi, qualcosa di straordinario. E noi eccolo qui, buonanotte. Ci regalino le prime occasioni importanti. Qui sono tutti concentrati. Che cornice di pubblico splendido. Eh beh, non potrebbe essere altrimenti, stiamo regalando un sogno ai nostri tifosi, addirittura si prospetta l'Europa per adesso. Non pensiamoci, partiamo. Grealish, Iori, Hendrickson che rientra, palla Teixeira, sfugge, disattenzione clamorosa, la Roma, attenzione Rafinha, palla Pedro, Pedro, Rafinha, mamma mia, indietro, Veretout, Pedro, ancora, pallone a Spinazzola che avanza, pronto al cross, e mette in mezzo Gianfì, mamma mia cosa ha preso Starkic, mamma mia che parata, ma qui Gianfì dove è andato, mamma mia cosa ha tolto, Roma subito pericolosa, dalla bandierina Veretout la metterà in mezzo, c'è Iori pronto a colpire, palla in mezzo, Iori bravo, esce fuori la Reggiana, attenzione a Pedro, finta, e poi ancora Mkhitaryan, come si chiama, non mi viene il nome adesso, pallone a Veretout, ancora Nzonzi, attenzione a Nzonzi che avanza, allarga, mamma mia Spinazzola, fan paura, bravo Verdon che poi la tiene in campo e rilancia, bravissimo, verso Carbò, attenzione Smalling, Pedro, palla Spinazzola, Veretout, Pedro, Spinazzola, mamma mia come giocano, Verdon su di lui, ancora Spinazzola che si destreggia bene, Teixeira, grande calma qui, poi Hendrickson e adesso buonanotte che subito fa andare Carbò, intreccia ancora Gebrich, la stoppa, aspetta il rinforzo di qualche compagno, tocca per buonanotte, larga, recupera la Roma, Rafinha, pallone largo, Santon, Mkhitaryan, ok, scusate per prima la pronuncia, ancora la palla qui, Gianfì, bravo, tocca ancora per Grealish, che lancia, bella la palla, tiro al volo di Carbò, palla fuori, mamma mia, che giocatore sto Carbò, ma che palla gli ha dato Grealish, Grealish, mamma mia che lancia, gran tiro al volo di Carbò, e risponde in qualche modo all'occasione della Roma, Mancini, riparte la Roma, attenzione, non è il Mancini del 92-93, Rafinha, penso che sappiate chi è, ancora Mancini, Spinazzola, sta giocando una gran partita, Pedro, è forte sto Spinazzola, pallone Rafinha, attenzione, il motore di ragionamento della Roma, Spinazzola ancora, ancora molti passaggi su di lui, chiudiamo qui la fascia, bravo, buonanotte, subito andare qui sui giocatori della Roma, Rafinha si fa portare via palla da Iori e poi ancora Grealish, Grealish c'è libero dall'altra parte, ancora Carbò, fa andare Grealish, Grealish, potenza fisica, tiro, c'è il gol, oh, mamma mia ragazzi, e cos'è questo giocatore, 4 gol in 2 partite, tripletta col Parma, andatevela a vedere che gol che ha fatto, ne ha fatto uno al volo, qualcosa di eccezionale, mamma mia, esplode il comunale di Reggio Emilia, e ragazzi cosa dire, cosa dire, cosa dire, cosa dire ragazzi, cosa dire, mamma mia cosa dire, porca miseria raga, 1-0, non ci credo, non ci credo. Che campionato in queste prime 13 partite. Pallone subito, attenzione Vinicius che tocca il suo primo pallone. Pedro, Pedro, attenzione Iori subito a chiudere. Ancora Iori su Veretout, ma riesce a allargare Spinazzola, motore inarrestabile della Roma. Mette in mezzo, malamente. È buon per noi. Sarkic chiama tutti su, poi lancia sulla destra per l'ormai venduto Gianfì. Chiaramente non ho voluto rinnovare, io non ci ho pensato due volte.
vai pure via, non c'è nessun problema. Ne trovo mille migliori di te qua. Iori, sono rimasto molto male, Gianfi, ci credevo su questo ragazzo, sì che ha 27 anni però. Attenzione, Teixeira. Bravissimo qui. Carbò, buonanotte! A girare! C'è il 2-0 per la Reggiana. Andiamo! Ma ragazzi, che cazzo stiamo facendo in questo girone andato? Ma questo qui come tocca il pallone voi? Mamma mia, ragazzi! La maggior parte delle volte è sempre che tacco, Carbò! Destro, sinistro, destro e gol. Questo è saper giocare a calcio. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, 2-0 e Roma annichilita. Mancini, ancora un po' Carboglia la prende. Spinazzola, Pedro. Ancora che avanza Pedro. Bravo Teixeira a tenerlo, non lo fa andare via, lo segue. Vedete che lo segue sempre. Mamma mia, Pedro. Pericoloso, buon giocatore comunque, gran palleggiatore, grande Teixeira, mamma mia com'è cresciuto. Ed ora Carbò che ridà il lancio a Grealish, ha anticipato qui. Pallone a Mkhitaryan, Mkhitaryan avanza, buonanotte su di lui, grande, e gliela porta via, ma che giocatore, io non finirò mai di dirlo. Palla ancora, e Carbò, Madonna che scatto, poi vabbè. C'è un certo Smalling e lo chiude. Raphinha, Veretout. 2-0 Reggiana, 34esimo. Madonna. Ancora Teixeira su Pedro. Mamma mia, non gli ha fatto fare niente. No, adesso qui se la allunga Carbò, ma riesce a darla lo stesso. E poi grande intelligenza tattica qui. Erano in fuorigioco, l'ha data indietro. Si riparte, Iori. Ancora Busaglia che tocca sul primo pallone, ancora Grealish, via potenza fisica. Mamma mia ragazzi, compratelo questo qui, compratelo. Iori poi sbaglia tutto. Recupera la Roma, 39esimo, Veretout. Indietreggia Hendrickson, giustamente non vuole dare profondità. E Pedro cerca di tenerla in campo, ma gli sfugge. Fallo laterale per la Reggiana. Siamo ormai quasi a 5 minuti dalla fine del primo tempo e devo dire che fin qui meritatissimo il vantaggio. Manovra subito la Reggiana. Gianfi, Iori, subito di prima, gran piede, Busaglia. Bravissimo. Ha dato lo stesso il via al pallone, poi in fallo laterale. Ancora Busaglia. Busaglia la tiene. Fa andare Grealish. Attenzione, Grealish. Mamma mia, Grealish. La mette in mezzo, mamma mia, è Roma in affanno. Ma quanto cazzo, che potenza che c'ha sto Grealish, fa paura. Buonanotte, la metterà a girare, facciamo aria piccola e battiamo subito. Buonanotte, palla in mezzo, Grealish pronto a saltare, Smalling, poi Busaglia si fa scavalcare dal pallone. E poi qui vado io, vado tu, o va Veretout e la prende addirittura lui. Mkhitaryan, mannaggia la pupazza. Vai Gomez, vai a chiudere. È grande Hugo Gomez. Avete visto cosa ha fatto? Ha cercato di dare via la palla di prima. Si è accorto che faceva fallo. Tira indietro la gamba e prende il fallo. Mamma mia. Bene, bene, dai ragazzi. Hugo Gomez. Gianfi, Hugo Gomez. Lancia in mezzo all'aria per Carbò, respinge la Roma, dovrebbe essere finito il primo tempo, così è. Grealish, buonanotte, 2-0 per la Reggiana. Fonseca avrà molto da riguardare su questa Roma, c'è molto da lavorare. Roma che se vincono le altre dietro è in zona retrocessione, a metà del girone d'andata, anche un po' di più della metà perché siamo già a 13, quindi quasi la fine del girone d'andata. Rischia moltissimo la Roma, è meglio che si svegli, ma io penso che al ritorno arriverà fuori. Presumo che in Europa ci arriverà. Palla Raphinha, attenzione dall'altra parte. Busaglia va subito a chiudere. E commette fallo, spingi tu che spingo io e il fallo non è mio. Giustamente, fallo per la Roma. Veretout. Gianfi si colloca a centro area. Mette in mezzo, lascia andare, non toccare. Sarkic.
Gran portiere. Buonanotte. Stop e girata verso Musaglia. Subito che tocca. Direzione di Gröby. Poi buonanotte. Carbò che era in fuorigioco. Spinazzola, migliore della Roma, direi. Non so se siete d'accordo con me, ma è migliore della Roma. Veretout. Largo. Pedro. Grande Teixeira che ha giocato una gran partita oggi. Carbò aspetta troppo, Gröby si rallenta. Lungo passaggio in avanti. Mkhitaryan. Ci mette il fisico Sto con seguendo questo i duelli con pallone. Musaglia, mamma mia. Pallone ancora qui. Attenzione Vinicius. Calcio di punizione, fallo. Fallo di Gianfì. E viene ammonito. Discuti finché vuoi, fallo c'è. Guardate, lo tiene, poi lo arpiona, lo butta giù. Ah no, Verdon, scusate. Ai ai ai, qui è la solita prassi, Veretout. E c'è il gol. Niente da fare. Queste disattenzioni su sto gioco qua le paghi, anche perché sono tutti bassi. Ah signore, vabbè, Grebic. Andiamo avanti, dai. No comment sulle punizioni, veramente. Ugo Gomez. Pallone dall'altra parte. Hendrickson. Tocca in direzione di Teixeira. Che fa andare, buonanotte. La tiene. Bella la palla, però un po' sbagliata. Recupera Mkhitaryan. Mkhitaryan, poi Busaglia la va a recuperare in extremis. Attenzione, Carbon, il tiro! Mamma mia, la parata! Cos'è? Fuori gioco! Porca miseria, aveva un piede! Comunque, Carbon, ragazzi, se avete la possibilità, prendetelo giovane e tenetelo, non datelo a nessuno, che diventa una belva. Buonanotte, Krebic, mamma mia, che partita! Busaglia, ancora buonanotte. Fa andare Carbone, possiamo chiudere il tiro! Ma non è del portiere della Roma. Che portiere, ragazzi, cosa ha preso qui? Ma grande Grealish a centrocampo andarla a prendere. Calcio d'angolo, facciamo linea laterale. Tienila a non darla che. Gianfì. Non capisco perché ha fatto sta porcata. Ancora Gianfì. Busaglia. Manovra bene la reggiana adesso. Pallone largo, bravo. Attenzione, Carboché. Non capisco. Qui errore madornale. Meno male che non c'era Vinicius. Palla adesso a Teixeira. Poi Carbo. Buonanotte. Il tiro. Mamma mia. Alto di poco. Ma fa paura tutte le volte che tira. Buonanotte, fa paura. Fa paura. Io vi avviso che come rinasce. Dove sarò, sarò, non so se sarò ancora nella reggiana, non lo so, ma lo vado a prendere. Mancini, lui è Kastelin, in una squadra non devono mancare. Pallone ora della Roma, attenzione, Veretout, Spinazzola, largo, Pedro. Mamma mia, sempre finte, sempre che ti danneggia quando fa quel gioco lì. Buonanotte che va a recuperare su Veretout, ma non riesce. Adesso ancora Veretout. Pallone in avanti dalla Roma, non lasciamoli giocare, raddoppiamo. Teixeira, attenzione che mi fa andare. Palla in mezzo, cosa facciamo? Ok. Alziamoci un po', cosa ne dite? Meglio, no? Gianfì. Pallone laterale per Buonanotte. Che poi manda in profondità Busaglia, un po' lunga. Recupera la Roma, Zosì che non si è visto per nulla. Mkhitaryan, Pastore. Si fa rubare palla da Iori, bravissimo. Pallone adesso qua, la tiene Carbò. Buonanotte. Ancora Carbò. Ah, doveva darla davanti, buonanotte, c'era Grubic libero. Ancora Pastore, anticipato. Poi ancora la Roma, Veretout, Pedro. Mamma mia quanto è forte, ma costa troppo, troppi soldi, ma noi non abbiamo bisogno di giocatori così. Ancora Veretout,
Pallone in mezzo, attenzione che la Roma è vicina, bella, e poi Hendrickson fa ripartire Grealish, colpo di testa. Carbola stava per intuire, scappa via, Spinazzola. Attenzione, la Roma ora preme, è uscita fuori, vedete la forza di queste squadre, ti chiudono lì e fai fatica, fai veramente fatica. No, ho sbagliato io, chiedo scusa, ho sbagliato tasto. Mamma mia, che fallaccio. Chiedo scusa. Volevo schiacciare la X, mi è scappato il dito, il pollice, che ce l'ho grandi come uno degli orchi. La maledizione della prima luna. Grande fine. Pallone in di mezzo. testa E la Roma pareggia. il pallone finisce in rete e proprio quando tutti li davano per spacciati ecco il colpo di scena, Zozzi, non si è visto tutta la partita. E ci punizione mette battuta dentro il pari. benissimo, lui è stato bravo e ci è arrivato con un gran calcio Qui di se l'è testa, perso questa battuta è Werdum, stata mamma magnifica, mia la santo. combinazione perfetta e l'impatto con il pallone Ragazzi, preciso io sono riesce ad arrivare testone, per il quando portiere. vedo queste partite mi viene voglia di vincerle. E allora noi ci andiamo a sbilanciare, ragazzi, totalmente, a costo di perderla. Allora, buonanotte, entra Castelden. Uno mi dirà, ma ormai è finita, tieni il pareggio. No, no, io insisto. Giochiamo. Giochiamo così, liberi, liberi tutti di muoversi e creiamo casino dalla parte della Roma. Buonanotte non ne aveva più. Hendrickson neanche, ho fatto due spostamenti, ho messo esterno Pettinari che non gioca male. Pallone a Busaglia, proviamoci. Lunga la palla qui, attenzione che adesso la Roma però cercherà di allungarsi, noi dovremmo essere pronti a prenderla e ripartire. Andiamo Pettinari, 81esimo. Siamo già stati capaci di ribaltoni, anche ai nostri danni purtroppo, soprattutto in Serie B. Pastore, attenzione, sulla destra, Vinicius, Pedro, all'indietro, verso il tempo, Spinazzola, ma non le permette attenzione a di questo solo qui, non ne ha più, proteggersi, però ancora riesce a giocare. ecco il Busaglia, pallone che palla in rimane, mezzo, cosa via, c'entra? via, via Gomez, bravo, andiamo, L'ago della minaccia andiamo. potrebbe pendere dalla linea di Castelline, rigore, ma si palla stanno qui. scambiando sforzi. Bella la palla, è Carbò che si invola, Ritrova verso la Pedro, porta, verso la passa porta, la la palla, tiene, la gira, inizia il tiro. Grealish, scivola Grealish al momento della conclusione. Lo dicevo prima, pronti a ripartire. Fanno girare bene la Che palla, ma non peccato. trovano lo spunto per un assalto finale. 2-2, vincevamo Pedro, 2-0, andiamo di nuovo, credo se e dai finisce Carbò, così, dai. prima avrà No, ancora un mamma giro mia, si è alla fatto Serie anticipare. Femmina. Attenzione che la Roma qui potrebbe far male. Santon, Scatta verso sono il tutti pallone. avanti, guardate, palla in mezzo, Gomez, non sbagliarla. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per Dai provarsi con ragazzi, questa l'ultima rete. azione, costruiamola bene. Bello largo qui Carbò, c'è Dell'arco Castel, diminuito dai, dai, ulteriormente. dai Castel, dai. Castelbain deve fare in fretta. Non manca Bravo molto. Teixeira. Ferma l'azione in Per modo chi è? clamoroso. Ah, Si buon, ripartirà con che calcio di cazzo. punizione per gli avversari. Che la Roma sia più forte non ne metto in dubbio, ma noi ce la stiamo giocando d'armi pari, eh. Pettinari. La tocchiamo qui. L'ultima occasione, Teixeira. Inizio Teixeira. finale vicino. Questa Largo. potrebbe essere l'ultima Gianfì. occasione. Pallone qui. Diceva Grealish. Tiro. colpissimo. E c'è gol. E cazzo. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, e vai in mezzo ai tifosi, e andiamo, mamma mia, a tempo scaduto, Grealish, 5 gol in due partite, ma che giocatore è, mamma mia ragazzi, vai, guardate quei cellulari, 3-2 sul tabellone, mamma mia, ma guardate che azione qui. Gianfì è stato bravo qua a darla subito, per Grealish si gira e c'è il 3-2, mamma mia. Mostruoso, mostruoso. Sono in vantaggio, devono gestire E finisce così. la E partita. un Hanno altro fatto casa propria con trofeo, questo colpo di scena. pallone di una gara sensazionale. Incredibile ragazzi, ma cosa cazzo stiamo facendo? Finale in cui è successo di tutto e sono Dai, stati loro gli guardiamoci gli unici applausi migliori del in campo. pubblico. Mi rendo conto che Grealish. tutto quello che gli è Mamma rimasto mia. nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Ed è Bravo stato Luca, così. bravo,
Hai proprio ragione, lo sai, vero? Tredicesima giornata, Reggiana-Roma 3-2, Torino cade in casa col Parma, ai ai ai, Cagliari-Verona 1-0, Inter-Spal 4-2, Lazio-Napoli 2-2, Bologna-Genoa 1-1, Milan-Sassuolo 4-0, Udinese-Fiorentina 1-0, Juventus-Lecce 4-2, Atalanta-Sampdoria 0-0 e siamo qui, mamma mia. La Juve non ha ancora perso. Mamma mia, che classifica, ragazzi. Classifica veramente strana. Andiamo ad analizzare la prossima giornata. Da questo giro voglio fare. E ci sarà un bel Fiorentina. Qui va bene, Neymar vince il pallone d'oro. Con la Fiorentina sarà una bella partita, poi avremo Lecce e Sampdoria. Ecco, magari quelle due lì vi registro ancora con la Fiorentina, poi Lecce e Sampdoria non le faremo. E poi attenzione, perché guardate cosa ci sarà qui. Porca troia. Vabbè, ci proviamo a fargli male, proveremo. Allora, annunciato il vincitore, rapporto mensile, altri soldi che entrano, molto molto bene, andiamo subito a vedere. Rapporto budget, 10 milioni, insomma. Sta settendo tanto il rapporto budget, dovremmo vendere qualche giocatore, ma questo lo vedremo la prossima volta. Ragazzi, è stato un piacere, una grande vittoria con la Roma. Direi che è tutto. Ciao.